Alcune cose semplici, giusto per entrare in medias res, dunque per capire di che cosa stiamo parlando, e quindi mi scuseranno gli insegnanti, ovviamente i colleghi in primo luogo per l'ovvietà delle cose che sto dicendo. Alcune cose elementari per capire che cos'è il diritto. L'ho esemplificato così: ogni società organizzata si basa su un sistema di regole che disciplinano la sua vita e quella dei singoli, quindi ciascuna società organizzata, non soltanto lo Stato, ma anche le società più piccole, come potrebbe essere una classe a scuola, come potrebbe essere un'università degli studi, come potrebbe essere una famiglia, ha delle proprie regole e ha delle regole che riguardano gli ambiti della vita di relazione, quindi tutti i momenti in cui noi ci rapportiamo agli altri, quindi stipuliamo un contratto, e contratti ne facciamo continuamente, acquistando un giornale, parcheggiando in un luogo dove si può o meno parcheggiare, insomma facendo tutta una serie di cose durante la nostra giornata e non rendendoci conto che ognuna di queste cose ha una valenza giuridica. E la violazione di queste regole ovviamente dà luogo a sanzioni, quindi a conseguenze negative, afflittive, che vanno dalle conseguenze penali, quindi il carcere, la carcerazione, alle conseguenze più leggere, che sono il sacrificio economico, patrimoniale di chi subisce una determinata sanzione. Ecco, la ricerca scientifica ovviamente non è immune da questa contestualizzazione giuridica. La ricerca scientifica è un'attività, come vedremo, complessa, che involge una serie di diritti della persona, che dunque deve essere disciplinata, che va disciplinata, e in questa disciplina c'è il problema dell'equilibrio, siccome il problema dell'equilibrio di cui ho parlato all'inizio, cioè il problema del rapporto fra la libertà della ricerca e la regolamentazione, per così dire, i limiti che la regolamentazione pone rispetto alla ricerca scientifica. Il problema è un problema antico, ed è tanto antico che 2000 e più anni fa, quindi 2300, siamo intorno al 320-330 avanti Cristo, in un dialogo tratto da un'opera che si chiama Il Politico di Platone, è un dialogo che vi leggerò rapidamente fra lo straniero e Socrate il giovane, che risponderà, qui è saltato nel riaggiustamento formale, e che risponde, no, ma credo forse sia più avanti, ecco, no, ce l'abbiamo qui, e che risponde alle domande dello straniero. Quindi bisognerà stabilire, chiede lo straniero, una legge a proposito di tutto questo. Se uno risulterà fare una ricerca contro le leggi scritte, su ciò che è salutare, sulla verità dell'arte medica, ponendoli in relazione ai venti, al caldo, al freddo, ed escogitasse abilmente una teoria in argomento, non si dovrà chiamare esperto della scienza medica, ma meteorologo, loquace sapiente. Quindi vedete come ci sia una nuance di critica in questa manifestazione, di questa espressione di Platone. In secondo luogo, con l'accusa di corrompere gli altri più giovani, di convincerli ad applicarsi all'arte del timoniere e a quella medica, non secondo le leggi, ma facendo loro esercitare il potere assoluto su navi ammalati, chi volesse, fra coloro a cui è concesso farlo, potrebbe denunciarlo e portarlo dinanzi a un tribunale. E se sembri persuadere i giovani o i vecchi contro le leggi e le norme scritte, sarà punito con le norme più severe. Nulla, infatti, dice Platone, deve essere più saggio delle leggi. Nessuno ignora l'essere esperti nell'arte medica e l'essere sani, l'essere esperti nell'arte del timoniere o il navigare. È possibile, per chi lo voglia, apprendere le leggi scritte e le consuetudini degli antenati che sono stabiliti. Se dunque si verificasse una situazione quale noi descriviamo, Socrate, circa queste scienze, cosa mai risulterebbe se tutto fosse ordinato così, cioè se si accordasse alle leggi scritte e non all'arte medica? Quindi il conflitto che c'è fra scienza, arte medica e legge è tutto in questo ragionamento di Platone. Sono passati tanti secoli, qualche millennio, ma non è cambiato molto l'approccio metodologico al rapporto e alla crisi che c'è nel rapporto fra scienza e diritto. Come risponde Socrate il giovane? Dice: è chiaro che tutte le arti andrebbero completamente in rovina per noi, e neppure in seguito esse potrebbero mai nascere a causa di questa legge che impedisce di fare ricerche, sicché la vita, che ora è dura, diventerebbe in quel tempo futuro assolutamente insopportabile. Quindi Socrate difende la ricerca scientifica, conclude questo ragionamento, quindi Platone fa parlare Socrate, quindi alla fine Socrate difende la ricerca scientifica e dice che sarebbe una rovina, ecco, bloccare la ricerca scientifica. Ora, il ruolo del giurista, perché dico giurista in equilibrio? Perché il ruolo del giurista è quello di esaminare ed interpretare le soluzioni normative poste dal legislatore.
La prima cosa che uno studente di diritto deve capire è che una cosa è l'attività del giurista nell'analisi dei testi normativi, un'altra cosa è la produzione delle regole, che non spetta al giurista ma spetta al legislatore, è una cosa ovvia ma che talvolta si confonde. Anche nell'esempio che veniva fatto poc'anzi, mettere in parallelo l'attività normativa del Parlamento e l'attività della Corte di Cassazione non è esattamente idoneo a rappresentare una diversità di ruoli. Quindi per il giurista il giusto non esiste in senso morale, esiste la regola è giusta. Quindi il giurista si pone come il chirurgo, ecco, di fronte in sala operatorio, di fronte quando comincia il suo lavoro. Si mette il camice bianco e dice: per me se c'è la regola è giusta, perché giusta non significa buona, ma significa ius, conforme a ius, conforme al diritto. Io riterrò ingiusto pagare le tasse, perché noi professori universitari questa cosa la sappiamo bene, perché ci falcidiano tantissimo sulle nostre buste paga. Tuttavia, se il calcolo è stato fatto correttamente, se risponde a un dato normativo, dobbiamo ob torto collo ritenere giusto il pagamento di quella somma. Non dobbiamo portare valutazioni morali nel nostro ragionamento. Tuttavia, il giurista, aggiunge, anche un uomo di pensiero, ha pulsioni morali, vive nella società, non è immune quindi dalla riflessione e dalle emozioni che problemi come quelli che si affrontano oggi comportano. E quindi una sensibilità bioetica da parte del giurista non contrasta con questo ruolo così asettico che il giurista sembrerebbe avere o dover avere. Ora, le fonti normative. Qui apriamo un discorso che non si può ovviamente sviluppare in questo momento. Coloro i quali fra voi studiano giurisprudenza lo faranno con molta attenzione. Soltanto un dato: noi parliamo di leggi in senso improprio, ma le leggi sono soltanto un tipo di norme, di fatto produttivo di norme, cioè sono quelle votate dal Parlamento, ma sopra le leggi, proprio in senso gerarchico, c'è la legge delle leggi, che è la Costituzione. Nel nostro caso la Costituzione della Repubblica Italiana, che all'articolo 32 recita: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Questo significa che se un legislatore qualsiasi, un qualsiasi Parlamento, promulga una legge che sia in violazione di questi principi, esiste un organo nel nostro Paese che si chiama Corte Costituzionale, che ha la possibilità, il potere di annullare, lo dico in termini tecnici, di annullare la legge in questione. E questo vale in questa materia, come vale in tante altre materie, che appunto il Costituente ha ritenuto essere inviolabili. Ci siamo? Quindi tali da non poter essere modificate, tranne che con una maggioranza importante, qualificata, quindi dei 2/3 del Parlamento italiano. Fino a quando ciò non avvenga, la legge non può violare assolutamente la Costituzione. Per quello che ci riguarda, non può violare l'articolo 32. Bene. Il quadro normativo europeo è un quadro normativo che riguarda, per quanto riguarda le staminali, la ricerca sulle staminali, che riguarda essenzialmente tre profili che io qui esemplifico. Primo, il profilo del prelievo dal donatore. Come si fa il prelievo? Come funziona il consenso informato del donatore? La volontà del donatore come deve essere accertata e come deve essere verificata perché ci sia certi che il soggetto intende donare. Secondo punto, il momento della conservazione in banche per tessuti e organi. Terzo punto, il momento del trapianto nel ricevente al momento della richiesta, all'atto della richiesta. Sono i tre punti topici di cui l'ordinamento giuridico, come vedremo adesso che mi avvio a concludere questa riflessione, come l'ordinamento giuridico appunto, prende in considerazione e disciplina. Sono i tre momenti essenziali. Ovviamente semplifico moltissimo, ma è giusto per intenderci. Qui abbiamo, vado anche qui velocemente, una serie di disposizioni che vengono dalle norme europee. Nella gerarchia, immaginate un sistema piramidale al vertice del quale c'è la Costituzione e poi ci sono le leggi, i regolamenti, le leggi regionali e così via.
Un po' dopo la Costituzione si pone questo trattato, questo accordo che ha unito alcuni paesi europei, in quella che oggi si chiama Unione Europea, che prima si chiamava Comunità Economica Europea, e che vincola i paesi membri a seguire le direttive che sono poste da questo organo sovranazionale, proprio perché noi stessi, cioè i singoli paesi, hanno raggiunto questo accordo, si sono messi d'accordo e hanno detto bene, da questo momento in poi noi creiamo degli organi che possono fare delle norme, che possono promulgare delle norme che noi ci impegniamo a recepire nei nostri ordinamenti. Importanti questi due dati, questi due direttive europee, una direttiva, un regolamento, anzi per essere più precisi, quella del 2004, la 23 in materia di sicurezza per la donazione, approvvigionamento, controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio e distribuzione di cellule e di tessuti umani, e il regolamento che introduce il concetto di terapia avanzata, su cui forse qualcosa è stato detto, a proposito della terapia compassionevoli c'è stata una ricezione recente di questi principi, lo ha detto il professor Percevalle, e quindi non mi soffermo su questo. In particolare questa direttiva della CE, la 23-2004, la metto alla vostra attenzione, in questa parte la disponibilità di tessuti e cellule umane utilizzati a fini terapeutici dipende dai cittadini della comunità che sono disposti a farne dono. Al fine di salvaguardare la salute pubblica e prevenire la trasmissione di malattie infettive, occorre adottare tutte le misure di sicurezza durante la donazione, l'approvvigionamento, lavorazione, conservazione, stoccaggio e distribuzione di questi prodotti. Il caso Stamina, e concludiamo. Sul caso Stamina è stato detto bene e meglio di come potrei fare io dal professor Percevalle, lo dicevo così in tono scherzoso, ma realmente il professor Percevalle ha rappresentato in modo pressoché esauriente la vicenda Stamina. La vicenda Stamina è emblematica, sicuramente, è emblematica di quella necessità a cui ho accennato all'inizio del nostro ragionamento, la necessità che si dialoghi fra le scienze, perché è quello che il lavoro che noi facciamo da tanti anni col centro di ricerca Bios & Law e con quello che dal 6 di questo mese il centro di ricerca di Ateneo GB Law, Global Bioethics and Law, approvato dal recente Senato Accademico del 6 di questo mese, e che è veramente stato per noi un momento di grande soddisfazione per un lavoro che conduciamo da tanti anni su argomenti di grande delicatezza, dai grandi prematuri al fine vita, ai rapporti fra memoria e cognizione, insomma tante cose su cui ci siamo soffermati negli ultimi anni, su cui anche abbiamo avviato un dialogo grazie alla sensibilità del presidente della scuola superiore, professor Priolo, anche con la scuola superiore. Quindi è un lavoro che facciamo da tempo e che dimostra la urgenza, non la necessità, ma la urgenza del dialogo fra biologi, biomedici e giuristi, perché noi giuristi dobbiamo essere in condizione di capire cosa sia la ricerca biomedica, perché non lo sappiamo perché nessuno ce l'ha insegnato, abbiamo fatto altri studi, e loro devono capire quali sono i margini giuridici e gli spazi all'interno dei quali possono operare per loro stessa serenità, perché il biomedico, il ricercatore possa lavorare serenamente nei propri laboratori e perché abbia una consapevolezza della giuridicità. E quindi questo lavoro di scambio è un lavoro che sta dando buoni frutti, e sono anche davvero grato alla professoressa Lombardo che ha partecipato ai nostri incontri e che ha recepito, invitando me, ma ovviamente come ultimo fra i possibili interlocutori in un dialogo di questo genere, per rappresentare più che le cose che abbiamo detto e che su cui non voglio tornare a proposito di Stamina, per rappresentare l'urgenza di questo dialogo. Quindi anche se farete i giuristi dovrete avere una sensibilità nei confronti della biomedicina, se farete i medici dovete fare attenzione al diritto, dovete avere quantomeno i rudimenti del diritto e capire quali sono le sfere di azione, di operatività di un biomedico. Grazie.